Pero una más. Una serata a Sarocco di Capodimonte, il mondialito, non edizione, quarta giornata, Real Carbonara batte 9-3, SD, Real Partenope, migliore in campo, Filippo Esposito, consegniamo la medaglia, complimenti Filippo. Senti, ottima prestazione da parte vostra, forse la miglior partita che avete fatto finora, eravate quasi a completo, mancava solo Luigi. Solo Luigi, sì. E altri 3 punti dopo la prima vittoria della settimana scorsa, quindi che vi ha dato morale e si vede. Sì, sì, questa è la prima partita quasi a completo, come diciamo noi manca l'assenza di Trincale, però questa è la nostra squadra, secondo me possiamo giocarcela con tutti. Ottima partita di tutti i ragazzi, anche il portiere ha fatto un'ottima prestazione. Abbiamo giocato in scioltezza e questo, abbiamo avuto i soliti blackout di 10 minuti che stavamo andando. Quelli sono fissi ormai. Ormai ce l'abbiamo. Vabbè, 10 ci fanno ancora comodo, bravo. Dobbiamo eliminarli. Piano piano ce la farete. Miglioreremo sempre di più. Senti, ma secondo te le sconfitte iniziali erano dovute alle assenze o anche un fatto fisico? Un po' all'assenza, al fisico e poi molti di loro sono nuovi. È una squadra che adesso si sta formando, cioè, eravamo due di noi della vecchia squadra. Cercheremo di migliorare man mano andando avanti. Senti, vabbè, questa squadra secondo te allora se la può giocare? Sì, possiamo giocare con tutte. Le prime due partite le abbiamo perse noi perché stavamo sopra in entrambi i casi e ci siamo fatti rimontare e abbiamo perso le partite. Però è stata tutta colpa nostra, del merito nostro. Va bene, sì, vuoi fare una dedica, un saluto speciale? La dedico alla squadra, alla mia fidanzata che tra l'anno prossimo diventerà mia moglie. Ah, auguri. Grazie. Complimenti, ci vediamo alla prossima. Ciao.